Il Nicola Galante è il teatro di una drammatica sfida salvezza che contrappone i giallorossi del patron Santoro al Penne, i casalesi che per un lungo periodo del girone di ritorno avevano fatto gridare al miracolo con una serie di affermazioni che avevano ridato slancio alle proprie aspettative di salvezza, sono ripiombati nel baratro dopo gli ultimi stop consecutivi e a questo punto l'obiettivo degli ultimi 180 minuti di campionato è quello di posizionarsi al meglio nella inevitabile griglia play-out e, ironia della sorte, quasi certamente saranno le stesse protagoniste odierne ad affrontarsi poi nel dentro o fuori di fine stagione. Tutto questo ovviamente se il Casal Bordino fa risultato pieno, altrimenti ci sarebbe la concreta possibilità di una salvezza diretta dei Vestini che potrebbero evitare la lotteria di fine campionato con un distacco in classifica pari o superiore ai 10 punti. I biancorossi privi di capitan D'Addazio rischiano grosso dopo appena un giro di lancette quando i locali invocano il penalty per un presunto tocco di mano in area di un difensore che non viene ravvisato dal signor Dancelli della sezione di Brescia. I padroni di casa approcciano alla gara nella giusta maniera cingendo d'assedio la retroguardia vestina in affanno al quinto sul tentativo a botta sicura di Grubesic che calcia nella porta rimasta incustodita ma non ha fatto i conti con il tempestivo recupero di Sichetti che toglie le castagne dal fuoco ed è determinante per mantenere la porta inviolata. Poco dopo Salghero prova a sfondare ma in questo caso è il palo che si oppone. Il primo intervento di D'Amico arriva al 17esimo quando intercetta la conclusione ravvicinata ma centrale di Anzic. La gara si ravviva poco oltre la mezz'ora di gioco quando la fuga di Grubesic viene fermata dall'assistente di linea che ravvisa una posizione irregolare dell'attaccante giallorosso. E se gli attaccanti vengono fermati o hanno le polveri bagnate, le torri difensive giallorosse provano a dare manforte sfruttando le palle inattive. In questo caso le irruzioni di Campanella e Bonasia fanno correre un grosso brivido al pacchetto arretrato vestino, ma anche sulla successiva irruzione di Ciafardini la retroguardia ospite riesce in qualche modo a metterci una pezza. I frutti dell'insistenza e dell'evidente predominio territoriale della truppa locale trovano il giusto sfogo alla vigilia dell'intervallo quando Grubesic gonfia la rete di D'Amico al culmine di un vorticoso batti e ribatti in area. La sfera carambola dapprima sul montante e va poi ad adagiarsi in fondo al sacco tra il tripudio della tifoseria locale. Ma i casalesi non chiudono la pratica alla ripresa dei giochi e il Penne si dimostra particolarmente cinico andando a pareggiare i conti al primo vero tiro nello specchio della porta di Lalic, castigato da Cellucci che sfrutta un errato disimpegno della difesa locale e il conseguente suggerimento in avanti di Rossi lasciando partire un diagonale chirurgico dal limite d'area che stavolta fa esultare il settore delle tribune presidiato dalla tifoseria pennese. Il Casal Bordino penalizzato oltre misura in considerazione delle numerose occasioni sciupate alle quali si aggiungono anche quelle successive firmate da Bonasia che centra il palo e da Grubesic al quale non riesce un secondo colpo per merito della tempestiva opposizione di D'Amico deve ringraziare Regner che tira fuori dal cilindro un numero dei suoi e in piena area riesce a trovare il pertugio per riportare i giallorossi a condurre. Ma il Penne rimane sempre in agguato con Cellucci che cerca di colpire ma non inquadra il bersaglio. Salghero ha le polveri bagnate e lo evidenzia anche nell'affondo al 23esimo dalle parti di D'Amico. È decisamente in palla Cellucci che finalizza la quasi totalità delle occasioni avute nel corso dei 90 minuti. Al terzo tentativo dalle parti di Lalic va infatti a confezionare il secondo pareggio di giornata per i suoi gettando nello sconforto la tifoseria di casa. Il Penne sembra rivitalizzato e almeno nell'immediato torna a fare una fugace apparizione in area giallorossa invocando anche un penalty in seguito all'intervento di Campanella su Cellucci. In questo caso le immagini danno ragione al fischietto lombardo che lascia proseguire. Da questo momento inizia un vero e proprio assalto al fortino pennese, anche se per un verso o per l'altro le bocche da fuoco casalesi non sembrano baciate dalla dea bendata. In rapida sequenza vi mostriamo le occasioni fallite da Ciafardini, dal solito Salghero, da Campanella e da Grubesic. La porta vestina sembra stregata e i pennesi cominciano a pregustare un prezioso pareggio in terra casalese, ma ancora una volta le qualità di Regner vengono a galla e il 10 in casacca giallorossa prende i suoi per mano e li traghetta verso un successo acciuffato in zona Cesarini, ma più che meritato alla luce di quanto messo in mostra nell'arco dei 90 minuti. Alan Silano, il tecnico in seconda del Penne, oggi una sconfitta arrivata alla fine, voi puntavate a fare il risultato per evitare la lotteria dei play-out, la sconfitta è meritata secondo lei? Bah, per quello visto in campo una partita che meritava ben altro risultato, siamo arrivati un po' incerottati a questa partita ma purtroppo ci ha detto male, ripartiamo da quello di buono fatto in campo.